io divento disoccupato. Oh, disoccupato, sai che significa? Che io devo girare per le strade col cartello pane e lavoro. Ecco che cosa divento io. Uno di quelli che le pigliano in testa, non più uno di quelli che le dà in testa, e certo, perché era il poliziotto che improvvisamente disoccupato finiva nelle file dei disoccupati, faceva i cortei di protesta e veniva magari picchiato dai celerini perché non volevano il corteo. Sempre per convincere Carolina a desistere dal suicidio, Totò pronuncia un'altra battuta che la censura elimina totalmente. Il suicidio non è per noi, noi siamo povera gente. Il suicidio è roba da ricchi, il suicidio è un lusso e noi questo lusso non ce lo possiamo permettere. Hai capito? Siamo povera gente. Ah no, no, quella era una vecchia mendicante raccolta nella strada, è morta di inedia. Inedia? Sì. Oddio, e che sarà questa inedia? Sì, insomma, è morta di stenti, debolezza. E io già mi sento un po' debole. Morta di fame, ecco. Ah, morta di fame. Ah, allora cambia specie, sciocchezza. No. Io invece credevo chissà. No, solo morta di fame. Grazie tanto, dottore. I miei rispetti, dottore. Dottore, o segui? Accomandi? Perché è successo tutto questo? È perché la censura ha messo tanti bastoni tra le ruote, per cui il film andava a rilento e quindi non c'era più la disponibilità magari di quell'attore per venirsi a doppiare il film. Ecco. Grande Totò, grandissimo Totò e grandissimo anche il film Totò e Carolina, diretto da quel maestro che si chiama Mario Monicelli.